Poracci, mi fa piacere notare che Ribalta Tavoli Simulator vi ha fatto scatenare nei commenti. Il primo ad aver azzeccato il titolo è stato Black Mamba, mentre la risposta più creativa è di sicuro quella di Manfredi, che ha intercettato per primo il trend del ritorno a scuola. Ah, quanti ricordi. Ma ora la prossima sfida. Di che gioco si tratta? E lui mi ricorda qualcuno. Ma chi è? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai farsi prendere dall'hype, in particolare per Metroid Dread. Un lunedì così ricco non si vedeva da tempo. Oggi parleremo della prima apparizione pubblica di OLED, di Project Deluge e della presenza di Luigi all'interno di un gioco Sega e faremo anche un bel recap della presentazione THQ Nordic, che ha riservato qualche sorpresa e a seguire anche una bella ondata di sconti. Se siete capitati qui per sbaglio, iscrivetevi assolutamente. Se invece ci siete venuti apposta, mi domando perché ancora non siete iscritti. Se invece siete giunti attraverso le porotifiche, bravi, ma mi raccomando, ricordatevi di seguirmi e supportarmi su tutti gli altri social. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Per un piccolo abbonamento mensile avrete accesso a live esclusive, bloopers, dietro le quinte e presto verrà aggiunto anche Nintendo 64. Lo dicono i rumor. Se vi interessa, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono passate ormai un po' di settimane dall'uscita di Baldo, titolo che nonostante il grande potenziale si è rivelato compromesso da un'infinità di problematiche tecniche. Ora però la situazione sembra essere nettamente migliorata. NubSteam ha infatti comunicato di aver rilasciato il secondo hotfix che promette di aggiustare tutti i bug conosciuti fino a questo momento, rendendo l'esperienza di gioco molto più stabile. Peccato che poco dopo siano arrivate altre segnalazioni da parte degli utenti. In ogni caso, per me Baldo rimane un titolo molto controverso che difficilmente mi sentirei di consigliare. Ora però dovrebbe, se non altro, essere molto più sicuro portare avanti un salvataggio per ore e ore di gameplay. Fatemi sapere se alla fine avete dato una chance all'action adventure di NubSteam. Siamo sempre più vicini all'uscita di Metroid Dread, che ormai avrete capito è il titolo che più attendo per quest'anno. Nintendo, dalla sua, sta facendo di tutto per pubblicizzare al meglio il ritorno di Samus e, dopo i cartelloni pubblicitari avvistati nella metro di Tokyo, questa volta è il turno dei giganteschi banner apparsi in Messico. Non lo so, a me questa cosa fomenta in un modo assurdo, così come il thread appena uscito su Twitter dove Nintendo ha condiviso tutte le key art dei giochi in 2D in alta definizione. Ci siamo quasi, insomma, il ritorno di Samus è dretro l'angolo. Venerdì abbiamo parlato della bellissima First Press Edition della colonna sonora di Skyward Sword, che purtroppo uscirà solo in Giappone. A questo punto perché non continuare a mangiarsi le mani per i bellissimi bonus pre-order esclusivi di Amazon UK? Prenotando Leggende Pokémon Arceus, dalla versione UK del gigante dell'e-commerce, avrete diritto non solo ad una steelbook aggiuntiva, ma anche una Pokéball in stile primitivo, tutto senza alcun sovrapprezzo. Purtroppo non credo sia possibile far spedire in Italia, però mi affido a voi, vi è mai capitato di ordinare da Amazon UK? E passiamo alle notizie del giorno, dopo il trailer di presentazione che ha preso un po' tutti quanti alla sprovvista. Switch OLED è stata finalmente mostrata dal vivo. In arrivo il prossimo 8 ottobre, la nuova revisione della console ibrida non è certo la Switch Pro che in molti stavano aspettando, ma promette di far percepire un salto di qualità non indifferente in modalità portatile. Ed ecco quindi dal vivo Switch modello OLED, che ha iniziato a fare la sua comparsa negli espositori di molti rivenditori giapponesi, tra cui figura anche lo store ufficiale di Nintendo. Le prime preview della console erano già apparse il mese scorso, ma ai giornalisti a cui era stata fatta provare OLED non era stato consentito fare delle foto. Il vero salto di qualità di OLED è rappresentato dal nuovo schermo, più grande, con una diagonale di 7 pollici e dai colori più accesi. Difficile che delle foto fatte attraverso una teca riescano a restituire l'effetto di poterla vedere di persona, ma chi è stato abbastanza vicino da ammirarla ha confermato quanto detto fino ad ora. La qualità delle immagini in movimento sul nuovo schermo è nettamente migliorata rispetto al modello base e un altro punto a favore della nuova piattaforma è rappresentato dalla riduzione delle cornici nere intorno allo schermo, un'accortezza apparentemente banale ma che conferisce un feeling decisamente più premium e meno giocattoloso al modello OLED. Sarebbe bello poter vedere in movimento i giochi apparsi in foto, come Metroid Dread, Splatoon 2 e Mario Kart, ma vi immaginate anche un Breath of the Wild sul nuovo schermo? Non so,
per me l'arrivo di OLED potrebbe rappresentare un ottimo incentivo a rivisitare alcuni capolavori recenti apparsi su Switch. Voi poracci, che idea vi siete fatti di questo nuovo modello? È passato ormai più di un anno dalla soluzione del più grande mistero videoludico di sempre, nonché probabilmente da uno dei video grazie al quale molti di voi mi avranno conosciuto. Ma in ogni caso, Ellie's Real continua a far parlare di sé. Questa volta però non grazie al gigaleak che ha colpito i server Nintendo, ma è merito di Project Deluge, un'iniziativa a cura del collettivo Hidden Palace che ha come obiettivo la preservazione della storia del medium videoludico. Con Project Deluge si indica un progetto dalla portata mastodontica che ha come obiettivo quello di raccogliere e catalogare un'infinità di progetti appartenenti alla sfera dello sviluppo dei videogiochi. Si tratti di giochi mai usciti, porting che non hanno mai visto la luce, demo tecniche, build preliminari, prototipi di localizzazione o anche build di debug, il compito di The Hidden Palace è proprio quello di far riemergere versioni alternative mai commercializzate. Dopo aver recuperato quasi 800 build per PS2 e in seguito altri 500 prototipi appartenenti a PlayStation, Saturn e CDI, la terza ondata di aggiunta all'archivio è rappresentata da 349 prototipi per Xbox, quella originale, e 135 per Dreamcast. Qua dentro c'è veramente di tutto, ma la cosa sicuramente più assurda è la scoperta che all'interno di una beta del racing game di Sega, Sega GT, in una pista segreta è presente il fratello di Mario, Ellie's Real, anche su Dreamcast, e non è chiaro perché in un prodotto Sega faccia la sua comparsa una delle più grandi icone Nintendo, considerando anche la storica rivalità tra le due software house. Qui il berretto verde fa da sventola bandiera a inizio gara in un tracciato dalla forma, particolare. Come se non bastasse, il file che fa riferimento alla mappa è intitolato Sony GT2, una probabile allusione a Gran Turismo 2, uscito qualche mese prima su console Sony. Si tratta chiaramente di asset che nessuno all'infuori degli sviluppatori avrebbe mai dovuto vedere, forse un inside joke che non riusciremo mai a decifrare. C'è però da segnalare che Sega GT fu sviluppato in tandem da Sega, AM1 e Tose, azienda che spesso ha collaborato nell'ombra con Nintendo e che continua tuttora a dare una mano nella realizzazione di titoli Switch, tra cui Paper Mario Origami King e WarioWare Get It Together. È possibile quindi che alcuni sviluppatori di Tose avessero accesso a degli asset proprietari della grande N e che li abbiano riutilizzati in modo creativo durante lo sviluppo di Sega GT. Comunque, poracci, vi consiglio di andare a dare un'occhiata a Project Deluge. Chissà quali altre chicche usciranno fuori dallo studio di questi recuperi. E chiudiamo la puntata con un bel riassunto della stream di THQ Nordic che si è tenuta venerdì per celebrare i 10 anni di attività del publisher. Ci sono state delle novità molto interessanti e a seguire anche un'ondata di sconti altrettanto validi per tutte le piattaforme, Switch compresa. È spettato all'inossidabile Jeff Keighley il compito di presentare questa stream celebrativa. E sono stati 7 gli annunci che hanno trovato spazio nel veloce evento. La serata si è aperta con l'annuncio del remake di Destroy All Humans 2, ribattezzato Reprobed per l'occasione. Così come il suo predecessore, anche questo titolo si pone come la rimodernizzazione di un recente classico e la conferma definitiva che THQ sta puntando molto sulle avventure di Crypto. Da nulla poi è stato annunciato il seguito di Outcast, gioco uscito originariamente nel 1999 che rappresentò uno dei primi tentativi di creare un open world liberamente esplorabile in tre dimensioni, ben prima dell'arrivo di GTA 3. A seguire, il ritmo si è affossato un po', dando spazio a 4 produzioni appartenenti alla sfera degli strategici, ovvero Expeditions, Rome, Alex 2, Super Power 3 e Jagged Alliance 3. La chiusura è stata decisamente col botto, con l'annuncio a sorpresa di un nuovo platform con protagonista SpongeBob. The Cosmic Shake sembra un po' la rivisitazione in chiave demenziale dell'approccio dei portali visto in Rift Apart. Il gioco uscirà per tutte le piattaforme, anche su Switch, ma purtroppo i reveal non sono stati accompagnati da delle date di uscita, lasciando tutto a un generico prossimamente. Da tenere d'occhio la scheda in chiusura, dove viene affermato che il publisher ha la bellezza di 28 titoli in lavorazione, non ancora annunciati, e tra cui si potrebbero annidare delle vere e proprie bombe. Così, su due piedi, mi vengono in mente le serie di Time Splitters, Red Faction e anche Darksiders. Da segnalare inoltre che THQ ha fatto partire una campagna di sconti che andrà avanti fino al 29 settembre e che coinvolgerà gli store digitali di tutte le piattaforme. Anche su Switch potrete trovare ottimi nomi come Darksiders 1 e 2, Sphinx, Battle for Bikini Bottom, Titan Quest, Destroy All Humans e tanti altri a un prezzo scontato.
non proprio offerte poracce, ma ci accontentiamo. E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, voi fate i bravi e nerdate duro. Noi ci vediamo domani. Io sono il Poro Deluge, Michele Israel. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Merito di Project Deluge. 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 Deluge.